battere. Grazie Pastor, alla prossima. Gira, signori, quizzagira. O quizzagir. Partiamo subito, chi vuole partire? Io. Vai, vai Nandone. Vado. Gira. Oh, Ronaldo chi? Cristiano. Mannaggia. Partiamo con le domande. Vai. Domanda facile. In quante squadre diverse ha giocato in carriera? Allora, Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr. 5. Perfetto. Quanti titoli ha vinto in Italia? Allora, ha vinto Coppa Italia e Supercoppa con Pirlo, Scudetto con Sarri e Scudetto pure l'anno prima. Quindi dico... Se mi ricordo c'è un'altra Coppa Italia, va. 4. Stizza. Sono 5. Rimani fermo ad 1. Che numero indossava nello Sporting? 18. 28. C'eri quasi. Giuse, giro io. Gira per ruota, te. Gira ruota. Vai. Let's go. Da, 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 da. Bomba! Attenzione. Sappiamo, Giuse, che il pallone d'oro nasce da France Football. Fu soprattutto un giornalista ed ex calciatore ad averne l'idea. Di chi si tratta? Un ex calciatore francese, però non saprei proprio dirti chi è. No, non lo so. Gabriel Anot. Chi fu il calciatore africano dell'anno nel 2022? L'anno in cui il Senegal vinse la Coppa d'Africa, quindi sarà stato un senegalese. Sadio Mané. Giusto, grande ragionamento. Giusto, 1-1, grande Pastor. Il trofeo della Coppa del Mondo viene prodotto da un'azienda italiana. Mi sapete dire in quale località? Cinisello Balsamo. Oh. No, no, si dov'è? Tratta della località di Paderno Dugnano. Come no? Vabbè. Vai, Nando, gira. Giro. Non bomba, non bomba, non bomba. Pioli. Oh, Mister Pioli. On fire. Il numero di trofei vinti in carriera da allenatore. Beh, io non so se c'è anche una Coppa Italia con un'altra squadra. Quindi dico di sì. 2. No, era solo uno, lo scudetto con il Milan. Nel momento Coppa Italia con la Lazio, tipo. No. Nel 2014-2015, alla prima da allenatore della Lazio, come si piazza a fine stagione? 4. Terzo. Terzo subito dopo a Juve e Roma. Con quale squadra ha esordito in Serie A da allenatore? Salernitana. Parma. Nel 2006. Serie A. 1-1. Sempre 1-1. Ah, che vamo. Male. Giro per te. Gira, gira. Fatto 0 con Pioli, no. Bomba! Bologna! Domanda facile, quanti scudetti ha vinto il Bologna? 7. Giusto! 2-1. Chi era l'allenatore del Bologna prima di Mihajlovic? Filippo Inzaghi. Giusto! Allunga Pastor, 3-1. Da quale stagione non va in Europa e di che competizione si trattava? Allora, se consideriamo appartenenti alle coppe europee, l'Intertoto era l'estate 2002, quindi 2002-2003. Ha detto tutto lui, signore. Vabbè, signori. Dai. Nulla è perduto. Nulla è perduto, a meno che non esca la bomba. Fiorentina. Mi raccomando, ragazzi. Quanti scudetti ha vinto la Fiorentina? Bella domanda. 2. Giusto. Accorci sul 4-2. Va bene. Giusto, giusto. Chi è stato l'ultimo capocannoniere della Fiorentina in Serie A, inteso come il vincitore del premio capocannoniere? Gilardino. Era Luca Toni. Mannaggia. In che anno è stata fondata, per la domanda difficile? 1915. 1926. Che andiamo male. Col pasto, vediamo. Vai così, per umiliarmi, per l'umiliazione. Bomba, 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 bomba. Sto dicendo un dono. Europei. Sì. Chi ha segnato l'ultimo gol dell'ultima edizione degli europei? Leonardo Bonucci. Neanche il tempo di pensarci. Dai. Questa si poteva indovinare. Dove è stato disputato Euro 2000? Belgio e Olanda. E anche questa. Qual è l'unico calciatore ad aver segnato 2 triplette nella stessa edizione degli europei? Michel Platini. Vabbè ragazzi, vabbè, dai, ci siamo giocati. Tutto, è stato un piacere. Grazie Pastor, alla prossima. Quizzagira, signori, quizzagira.